Slitta ancora la riapertura della bretella sulla strada statale 640. Non sarà rispettata nemmeno la data del 4 gennaio a darne notizia il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri, che lo scorso 12 ottobre, assieme ai deputati alla Camera Azzurra Cancelleri e Gianluca Rizzo, dopo il diniego alla visita ispettiva al cantiere tramite vie laterali, allo stesso avevano potuto appurare il rilento dei lavori annunciando lo slittamento dei tempi di consegna annunciati per il 4 dicembre. Slittamento di cui si era discusso anche in seno a un consiglio comunale straordinario alla presenza dei rappresentanti della CMC che avevano garantito la consegna nei tempi previsti. Il deputato Cancelleri intanto presenterà un atto parlamentare ispettivo così da avere risposte per i cittadini. Due giorni fa finalmente il sindaco, dopo che ha utilizzato la CMC come bancomat per eventi folcloristici, concerti e per altro tipo di situazioni, finalmente si è svegliato, forse perché i soldi della CMC sono finiti, io non so, ipotizzo una cosa del genere, ma è chiaro che finalmente si è svegliato da questo torpore e ha cominciato a denunciare che ci sono clamorosi ritardi, che le opere di compensazione non ci sono. Questa mi pare che era una cosa ovvia che da tanto tempo stavamo denunciando, perché opere di compensazione a Caltanissetta si sono risolte semplicemente nella apertura di qualche cantiere per fare qualche villetta e nella possibilità di mettere in sicurezza delle discariche, che sono lavori che a tutt'oggi non sono neanche cominciati o sono cominciati in parte, ma non sono lavori che sarebbero, cioè che erano importanti per la città, quando invece delle opere stradali che non sono neanche proprio al vaglio di qualunque tipo di progettazione. E oggi ci ritroviamo di fronte a una strada che ancora non sappiamo più quando apre. Noi abbiamo avuto delle interlocuzioni con alcuni vertici dell'ANAS che ci hanno detto che loro non si sentono minimamente pronti a poter dare una data sull'apertura, quindi non solo slitta quella di gennaio, ma non c'è neanche una data prossima, ma forse probabilmente è anche meglio così, perché è inutile più dare delle cose. Ora l'interlocuzione col prefetto finalmente, perché il prefetto è quella figura giusta per mettere in campo un'azione che deve essere quella di tutela di un diritto dei cittadini ad avere una viabilità più serena e più sicura. Perché ricordo che dall'altra parte la strada che passa dalla nostra zona industriale è percorsa giornalmente da mezzi pesanti e c'è un traffico molto intenso durante la settimana e anche durante il fine settimana. E questo sta causando ritardi e causa anche pericolosità nella percorrenza di quella strada.